Allora, dopo aver visto un po' questo particolare interessante delle sepolture, vi leggo altri particolari interessanti che caratterizzano questa zona, che anche se, ripeto, qui ovviamente sono portati, sono, diciamo, sono narrati in sintesi, però ecco, potrebbero essere dei particolari interessanti. Allora, tenete presente che in questa zona dell'Asia centrale, quindi appunto abbiamo detto Kazakistan, Kirghizistan, è frequente vedere delle donne e dei bambini che chiedono qualche spicciolo ai passanti per far ondeggiare intorno a loro un pentolino pieno di erbe fumanti. Pare che il fumo prodotto da queste erbe, chiamate Isrik in uzbeko, sia un toccasana per curare il raffreddore e l'influenza e scacciare il malocchio. Alcuni fanno bruciare questa economica alternativa alle medicine, anche quando traslocano in una nuova casa. Allora, questa cosa che vedete qui, questa cosa del sacro fumo, potrebbe essere un indizio interessante che si è mantenuto di attività sacerdotale femminile, perché comunque il fatto che la facciano le donne e non gli uomini lascerebbe ipotizzare, ecco, potrebbe essere un'ipotesi, che in realtà quello sia la vestigia di quello che appunto le antiche sacerdotesse del periodo politeista del Kazakistan o comunque dell'Uzbekistan, quindi prima che arrivasse l'Islam, facevano in realtà in onore delle divinità. Poi ovviamente con l'arrivo dell'Islam il significato è andato perduto e la pratica comunque si è mantenuta, però ha cambiato significato, quindi ha assunto magari un significato, diciamo, più legato a un discorso di medicina alternativa piuttosto che ad esempio dello scacciare il malocchio, però in realtà queste sono tutte pratiche che non sono pratiche monoteiste, sono pratiche anzi che nascono in contesti pagani. Quindi il fatto che siano proprio le donne a girarsene con questo incenso di erbe, mi verrebbe da chiamarlo così, cioè con queste erbe fumanti, personalmente potrei avanzare l'ipotesi che appunto trattasi di una vestigia di un qualche rito sacerdotale, tipico comunque di queste zone. Allora, direi adesso di leggervi le altre cose interessanti che ho trovato sul Kazakistan. La prima cosa riguarda l'uomo o la donna d'oro. Il più famoso simbolo nazionale del Kazakistan è l'uomo d'oro, Altin Adam in kazako, il costume di un guerriero risalente al V secolo d.C. che fu scoperto nel 1969 in una tomba nei pressi di Yesik, circa 60 km a est di Almaty. Il costume è formato da oltre 4.000 pezzi d'oro, molti dei quali finemente decorati con motivi di animali, e comprende un copricapo alto 70 cm con frecce puntate verso il cielo, un paio di leopardi dalle nevi ringhianti e una creatura mitologica alata con due teste. La tradizione vuole che lo scheletro trovato all'interno del costume sia quello di un giovane principe dei Saci, ucciso in battaglia, ma altri sostengono che si tratterebbe in realtà di una donna d'oro, e che l'interpretazione maschile sarebbe stata preferita solo perché più conforme agli stereotipi kazaki. Nel saggio Donne guerriere, le sciamane della Via della Seta, l'archeologa Janine Davis Kimball sostiene la tesi che lo scheletro fosse troppo danneggiato per stabilirne il sesso, ma che altri oggetti rinvenuti nella tomba suggeriscono che potesse trattarsi effettivamente di una donna. Secondo un'affascinante teoria si tratterebbe di Tomiris, la regina dei Messageti che sconfisse l'imperatore persiano Ciro il Grande. Il costume originario dell'uomo d'oro è conservato, quanto si dice, nell'edificio della Banca Nazionale ad Almaty, ma diverse copie sono esposte in vari musei di tutto il paese. Allora, tenete presente che i copricapi femminili del Kirghizistan e anche degli sciiti, soprattutto gli sciiti erano un popolo nomade delle steppe, tenete presente che i copricapi femminili sono effettivamente molto alti. Anzi, ricordano i copricapi kirghizi delle donne, poi sotto comunque vi metto la fotografia. I copricapi kirghizi delle donne sono molto alti a cono e ricordano un po' il cappello che veniva portato, il copricapo che veniva portato dalle donne nel nostro Medioevo, diciamo nell'età del 300. Avete un po' presenti i cappelli a cono, quelli tipici che si immaginano delle fate, ecco, un po' della fata turchina. Ecco, quel cappello lì che voi vedete, il cappello a cono, era molto diffuso, è tuttora diffuso presso l'abbigliamento femminile tipico delle donne kirghize. Quindi in realtà il fatto che questo scheletro, per quanto sia, diciamo, rovinato e quindi non è possibile stabilire a che sesso appartenesse,
però che effettivamente porti, cioè è stato trovato all'interno del corredo funebre, è stato trovato un alto copricapo, alto 70 cm, lascerebbe intendere che appunto in realtà lo scheletro è femminile, perché sono le donne che portano i copricapi così alti, non gli uomini. Poi sotto vi metto proprio l'immagine. Vi metto proprio l'immagine dell'abito tipico di quella zona lì, dove vedrete che i copricapi alti li portano le donne, non gli uomini. Quindi il fatto che questo scheletro sia stato seppellito con un copricapo alto, al 99,9% è una donna, non è un uomo. Tuttavia, in realtà questa cosa, desta un po' di imbarazzo perché, se si ammettesse che quello scheletro lì è una donna, in realtà bisognerebbe appunto ammettere che allora le donne kazaki erano delle donne guerriere. E questa cosa ovviamente non potrebbe piacere, ad esempio, magari a degli studiosi o comunque in generale a tutte quelle persone che stanno in Kazakistan e che in realtà preferiscono avere la mitologia dell'uomo guerriero e non della donna guerriera. Perché, per forza di cose, se questa ipotesi, cioè sul fatto che questo scheletro che è stato trovato in quella tomba lì, che è rovinato e quindi non è possibile stabilire a che sesso appartenga, però in realtà il discorso del corredo funebre, quindi anche del copricapo alto, ci lascerebbe ipotizzare che in realtà sia uno scheletro femminile, proprio perché in realtà quel copricapo lì era portato dalle donne, cioè, non si cioè si capisce perché comunque l'ipotesi che sia una donna e non un uomo non venga accettata da tutti, perché ovviamente ci sono molti studiosi o comunque pensatori o comunque storici o comunque anche la gente, diciamo, comune, ecco, la gente del popolo, la gente della massa, che non accetterebbe questa ipotesi, proprio perché in realtà dal loro punto di vista è più prestigioso far credere che quella tomba lì sia la tomba di un principe, quindi comunque di un uomo, di un guerriero e non di una donna. Anche se però, come abbiamo già visto prima, in realtà se voi andate in Kazakistan, l'abbiamo visto prima, le tombe che sono state ritrovate presentavano comunque degli scheletri femminili di donne che in realtà erano agghindate come delle guerriere o comunque come delle sacerdotesse. Quindi per forza di cose l'ipotesi è sensata, il problema è che appunto in realtà, come dice qui, non è accettata da tutti come ipotesi perché altrimenti bisognerebbe dire che in realtà in Kazakistan esisteva proprio una classe femminile di guerriere. Che peraltro poi in realtà non è neanche un caso isolato perché noi che esistessero delle donne guerriere che combattevano in battaglia lo sappiamo comunque anche studiando ad esempio le fonti di Tacito per quanto riguarda Boudicca per dire che era appunto una regina guerriera, ma lo sappiamo anche in epoca moderna, già parliamo del 1500, se andiamo a studiare le fonti europee relative ad esempio all'Africa o agli Indios. Quando lì sono arrivati i conquistadores, comunque sono arrivati gli uomini bianchi, ecco, i missionari bianchi, hanno visto coi loro occhi che in quelle tribù lì africane e indios esistevano delle donne guerriere, cioè delle donne che insieme agli uomini scendevano in battaglia a combattere gli invasori. Noi lo sappiamo comunque anche da fonti, diciamo, moderne, dal 1500. Quindi non è una cosa così, diciamo, così stravagante il pensare che anche in Kazakistan ci fossero delle guerriere. Anzi, è alquanto plausibile perché in realtà, essendo appunto un paese continuamente sotto il giogo dell'oppressore, quindi comunque con delle invasioni, essendo comunque anche quei paesi lì, Kazakistan, Mongolia, sono comunque tutti paesi difficili anche da un punto di vista climatico. Per forza di cose a sopravvivere erano le donne più forti, una donna debole non sarebbe mai sopravvissuta in un ambiente ostile. Quindi il fatto, l'ipotesi che in realtà ci fossero delle donne di forza eccezionale in quei posti lì, quindi dal Mongolia o in Kazakistan, è più che un'ipotesi, è quasi una probabilità, è molto probabile proprio perché in realtà se non avevi il fisico, diciamo, che resisteva alle intemperie, lì non sopravvivevi. Tanto più che secoli fa, appunto, in realtà non c'erano tutti i comfort che ci sono oggigiorno. Quindi, in realtà, l'ipotesi che questa donna d'oro, che gli storici o comunque diciamo, i cronisti kazaki in realtà
sostengono che sia un uomo guerriero, in realtà è più sensato pensare che appunto sia una donna, anche perché, ripeto, comunque il copricapo alto lo indossavano le donne, non lo indossavano gli uomini. Allora, direi appunto di leggervi anche le altre due cose interessanti che ho trovato. Andiamo qui, 79. Ecco, allora, qui adesso però io non le ho viste. Ad ogni modo, tenete presente che nella zona di Tamgali, sono state trovate delle incisioni rupestri, nel Kazakistan sudorientale. In una gola ricoperta da una vegetazione lussureggiante negli aridi dintorni del villaggio di Karabastau, sono state trovate oltre 4.000 incisioni risalenti all'età del bronzo, epoche successive, e tra le immagini si riconoscono idoli con la testa a forma di sole, donne che danno alla luce un figlio, scene di caccia e numerose specie animali. Allora, tenete presente che anche qui ovviamente non ci dice nulla, ci dice proprio la sintesi della sintesi, però l'idea che comunque siano state trovate queste incisioni rupestri con donne che danno alla luce un figlio e personaggi con la testa a forma di sole, anche qui sono tutte tracce che ci fanno ipotizzare, ecco, per quanto riguarda il paganesimo kazako originario. Era comunque basato su questo culto della fertilità, un po' come ovviamente anche tutti diciamo, i popoli politeisti, quindi per forza di cose donne che rappresentate nell'atto di partorire, che poi potrebbe anche peraltro potrebbero anche essere rappresentazioni comunque risalenti alla dea che partorisce. E poi forse potremmo ipotizzare di un qualche dio, di un qualche dio del sole, perché comunque si hanno graffittato questo personaggio. Qui poi non si capisce bene se effettivamente sia di sesso maschile o femminile. Comunque, se hanno graffittato questo personaggio che ha la testa a forma di sole, è sensato pensare che adorassero il sole. Probabilmente poi comunque adoravano anche la luna. Vediamo un po', poi qualche altro particolare interessante. Ecco, vi cito anche diciamo, le rovine nella steppa a sud del villaggio di Akhochalak. Ecco, tenete presente che praticamente sono rimaste queste rovine di mura costruite con blocchi di arenaria lunghe diversi metri. E praticamente sono state trovate queste 100 stanze disposte intorno a un cortile centrale, i resti di un ingegnoso sistema di approvvigionamento idrico. Probabilmente risale tra l'VIII e l'XI secolo, quindi siamo già comunque in epoca turca, cioè in epoca della dominazione turca. Vediamo un po' se vi leggo, posso leggervi qualcos'altro che ho trovato. Ecco, tenete presente che ci sono anche le necropoli, come abbiamo detto. Tutto il Kazakistan è punteggiato da pittoreschi cimiteri e necropoli situati nei dintorni di villaggi e città. Praticamente i nomadi seppellivano i defunti in luoghi particolari. I monumenti di pietra più antichi della necropoli sono spesso ornati da affascinanti sculture. Le più comuni sono i kulpitas, colonne in pietra scolpita, coitas, arieti stilizzati, arieti scolpiti in modo più realistico, quindi probabilmente avevano anche un culto dell'ariete. Tra l'altro, poi in realtà a me non stupisce, perché se si va ad esempio nella zona del Gujarat in India, c'è una dea che comunque si accompagna all'ariete. Se non ricordo male, è Pitalmata, se non ricordo male. No, scusate, Gail Mataji, che effettivamente è questa dea che si accompagna all'ariete, quindi il fatto che comunque anche qui in Kazakistan avessero queste forme artistiche basate comunque sull'ariete lascerebbe intendere che avessero un culto forse anche totemico per quanto riguarda questi arieti.
Eh sì, perché comunque quando un popolo realizza delle forme artistiche, soprattutto sono ripetute e sono delle forme artistiche che vanno comunque a indicare un qualche tipo di animale, lì già si parla di totemismo, per dire. Ad esempio in Sud America il motivo fondante era il giaguaro, per dire, perché lì l'animale, diciamo, sacro era il giaguaro. Il fatto che qui in Kazakistan si prediligesse l'ariete, molto probabilmente, appunto, potremmo ipotizzare di un qualche culto totemico dell'ariete. Forse anche di una divinità femminile dell'ariete, perché comunque lì in India c'è proprio questa dea degli arieti, quindi potrebbe essere un altro indizio. Niente, allora direi di avervi detto tutto quello che si poteva dire sul Kazakistan. Vediamo se trovo qualcos'altro delle cose che ho segnato. Ecco, tenete presente che comunque, ecco, vi aggiungo queste altre due cose. Tenete presente che comunque in quelle zone lì, ci sono ancora dei riti che fanno le donne, che praticamente consistono nello strofinarsi sulle pietre o nel rotolarsi. Quelle sono tutte appunto tracce di ritualità pagana, politeista, che sono comunque sopravvissuti con l'arrivo dell'Islam. Anche se l'Islam che comunque si pratica in quei posti lì non è l'Islam, diciamo, fondamentalista, perché in realtà, ad esempio, l'Islam vieta gli alcolici, però ad esempio i kazaki hanno sempre bevuto un sacco di alcolici, tipo di vodka. E quindi in realtà l'Islam che praticano i kazaki non è un Islam così, diciamo, restrittivo, in realtà le usanze pagane si sono mantenute. Ecco, tenete appunto presente che comunque ci sono ancora queste donne che vogliono restare incinte, quindi che si strofinano, si rotolano sul terreno, e quello ovviamente sono tutti simboli, sono tutti gesti, ecco, riti di litolatria, cioè di adorazione delle pietre, che è una pratica comune nei contesti politeisti. L'ultima cosa che vi dico è che a partire dal 200 avanti Cristo con gli Unni, seguiti poi dai turchi, queste popolazioni, soprattutto i turchi, hanno lasciato pietre scolpite simili a totem, conosciute come Balbal, e recanti le effigi di capi importanti nei loro siti funerari di culto sacrificali. Anche questi reperti si possono ammirare in molti musei del Kazakistan. Effettivamente io questi li ho visti l'altra volta, sono praticamente queste statuette, ecco, sono queste steli che hanno praticamente delle forme umane, con queste facce umane che sono messe lì tutte conficcate nel terreno. Sotto poi vi metto giusto qualche immagine, quelle effettivamente si chiamano Balbal e sono diciamo, quanto è rimasto dei culti preislamici, quindi comunque anche qui lascerebbe intendere che comunque in Kazakistan e in Kirghizistan si praticassero comunque dei culti di litolatria, cioè comunque di adorazione della pietra. Niente, allora, ecco, tenete presente che i turchi comunque si sono convertiti, almeno i turchi che erano lì stanziati nelle steppe kazake. Si sono convertiti alla fine del X secolo, per dire, quindi come già dicevo ieri, in realtà i turchi non erano, cioè non è che sono sempre stati islamici, si sono convertiti dopo, in realtà loro agli inizi praticavano appunto dei culti politeisti, tra l'altro in realtà i turchi avevano anche un discorso di divinità femminile, non mi pare che fosse Aimai, fosse una delle loro dee più celebri relative al culto della madre terra. Niente, allora, direi di avervi dato tutto quanto si poteva dire sul Kazakistan. Il resto che è scritto qui ovviamente non ci interessa perché sono tutte cose relative agli hotel, agli alberghi, alle discoteche, però vabbè, francamente, sono tutte cose che non ci interessano. Francamente, ripeto, non so quant'altro si possa trovare su questi paesi qui in Italia, da un punto di vista, delle loro antiche religioni.
Quindi purtroppo probabilmente non troverò più niente da leggere. A me ovviamente sarebbe interessato scoprire molto di più quel discorso delle sacerdotesse antiche, però vabbè. Ripeto, purtroppo non credo neanche che in italiano esista una bibliografia sull'argomento. Probabilmente se comunque sono cose che sono state studiate, magari si trovano degli studi in inglese per dire. In generale, poi comunque la spiritualità di tipo dei popoli nomadi delle steppe non è comunque un argomento che venga così studiato di frequente in generale, non è che ci siano moltissime persone appassionate su questo argomento. Sicuramente quelle poche persone che comunque ci sono non sono qui in Italia perché non credo proprio che esistano dei libri sull'argomento. Ad ogni modo, comunque quel poco che siamo riusciti a tirar giù da questo libro, facciamocelo bastare, ecco, giusto per sapere che prima che arrivasse l'Islam, in quelle zone lì comunque si praticavano dei riti di idolatria, quindi comunque di adorazione delle pietre. Sono rimaste queste pietre con queste stele, con la forma umana conficcate nel terreno. Le donne praticano ancora questi riti del rotolarsi sulla terra o comunque del toccare le pietre e del dare fuoco alle erbe, quindi passare sopra l'incenso, che potrebbero, anzi, praticamente sono dei rimasugli di quello che poi loro facevano in epoca politeista. E poi ecco, tenete presente quest'altro particolare interessante, che queste tombe rivelerebbero appunto che le donne del Kazakistan, ovviamente prima dell'arrivo dell'Islam, erano sia sacerdotesse che guerriere, perché di fatto abbiamo trovato queste tombe con questi corredi di tipo sacrale o comunque di tipo militare che appunto lasciano intendere che appunto le donne in realtà si occupavano sia della sfera religiosa che della sfera anche militare. Tra l'altro poi in realtà è plausibile, cioè è sensata come cosa perché in realtà, ripeto, in tutti quei posti che avevano comunque dei climi difficili, come appunto potrebbero essere anche l'Africa, o ad esempio delle condizioni ambientali particolari, come ad esempio l'Amazzonia, in realtà lì sono comunque testimoniate anche dalle fonti europee del 1500 che esistevano delle regine guerriere, delle tribù di donne guerriere, ma per forza di cose, perché in realtà lì le donne deboli morivano subito, quindi per forza di cose sopravvivevano le donne forti, ecco, diciamo, usiamo un po' questo termine. Quindi l'idea che comunque noi abbiamo del fatto che le donne dell'antichità fossero tutte deboli e malaticce è un'idea che non corrisponde a verità, perché in realtà in quei paesi lì, tra virgolette, chiamiamola selezione naturale, sopravvivevano le donne, diciamo, più resistenti. Per forza di cose erano donne dotate di forza, dal momento che poi erano comunque dei popoli guerrieri. Anche le donne partecipavano comunque alle battaglie o comunque portavano pesi, perché ad esempio per dire i popoli nomadi portavano appresso tutto il materiale per costruirsi la tenda, quindi in realtà anche la donna doveva saper costruire la tenda, per forza di cose caricarsi sopra il legno, srotolare tutte le cose che servivano per fare le tende, quindi per forza di cose erano donne tra virgolette mascoline, nel senso che probabilmente avevano anche dei fisici imponenti, ecco, comunque non erano delle mingherline, altrimenti difficilmente sarebbero sopravvissute in quei contesti lì. Il punto, ecco, è che è una cosa così chiarissima, però come vedete ci sono sempre degli studiosi o comunque anche comunque anche nella sensibilità in generale del popolo kazako che fa fatica ad ammettere questa cosa, perché appunto ammettere questa cosa vorrebbe dire appunto ammettere che in realtà le donne c'è stato un periodo della storia che non erano confinate in casa lì come delle belle statuine deboli, cioè erano comunque delle donne che in realtà partecipavano a delle attività comunque collettive, come potevano essere appunto la guerra, il saccheggio, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente un'idea di questo tipo agli storici o comunque a un certo tipo di studioso può anche non piacere, perché ovviamente mette in dubbio poi questo discorso della remissività femminile, della passività femminile.
Quindi ovviamente c'è sempre questo discorso di sessismo, anche comunque quando si vanno a studiare le fonti storiche. Allora, niente, detto questo, direi di concludere qui l'argomento. Nelle prossime serate vedremo anche gli elementi interessanti che possiamo tirare giù comunque dal Kirghizistan. E poi vedremo anche dagli altri tre paesi, anche se gli altri tre paesi sono quelli diciamo molto più islamici, quindi probabilmente è rimasto poco o nulla. Ad ogni modo, spero che il video sia interessante, cioè sia stato interessante, che possa essere stato informativo, ecco, che vi sia piaciuto. E appena possibile comunque farò uscire un compendio dedicato a questi paesi, comunque così quel poco che so, che sono riuscita a recuperare, lo metto comunque anche per iscritto, di modo poi che se uno fosse interessato si scarica direttamente il PDF. Detto questo, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video.